non ci perdiamo in chiacchiere. Stella castiamo Toscana contro Alca, che ormai è un veterano. Sì. Grazie Sam. Scenario Tannenzini. È un po' caotico con le banane, le robe. C'è anche un riflettore comunque. Esatto. Mi fa un po' di tutto. Comunque vediamo che. Gli ha droppato la banana ma non ha fatto niente. Peccato, poteva fare qualcosina, poteva cucinarlo. Via. Penso che sia invece però mi sembra invece abbastanza favorevole per Bidico, più altro per la statura. Sai che lo pensavo anch'io. Cioè Palucana penso sia costretta a bruciare magari quel Fornin Fair o Neri, che sono abbastanza spettacolari. Ovviamente questo qua è quello che sembra meno. Vabbè. Io dico skill matchup. Ciao. Tanto vediamo da un tilt up smash che non conferma. Comunque devo dire che ragazzi sempre ultimamente non sto riuscendo ad andare ai tornei in Toscana, però ho visto che se la sta cavando davvero bene, ha fatto un training arc incredibile, ora seriamente. Ma devi smettere di dire sta roba qui. Bravo. Urca. Però davvero tanto, cioè, dei risultati davvero assurdi. E parlando di risultati davvero assurdi, Alka sta recuperando tutto lo svantaggio che aveva prima. È una gran questo cosa. Penso sia uno dei problemi di Dico. Può vincere un sacco di volte il neutral. E poi per la che conferma queste percentuali diventa un problema se non commetti la banana. Esatto. Che anche da un tiro iniziano a connettere, stay hits, se non al bordo non uccido. Grave errore. Peccato. Vabbè dai. Federico Isola. Un isola momento. Perché trova la kill, ok, perfetto, sono tutto pari. Gioca un po' con la piattaforma. Trippa. Don't trip. Don't trip. Poi. Oh! Lascialo cucinare! Three ways! No! Poi penso che se poi si è preso con Palutena. Adesso vediamo, non si sa mai, con Palutena non si sa mai. Albenga. Goldfish. Uia, lo segue con questa bear. Anche lì non. E tra l'altro. Non so perché non ha provato a fare dash attack sul landing che avrebbe fatto questo. Chi questo? Palutena. Ci sta. Però magari l'ha fatto. No, non è un shield abuser. Active crash. Sono io. Nair. Sì, Nair. Jab. Non so parlare. È sempre così. Forse è proprio una cosa di D-Kong e basta, che fa tanta percentuale presto e poi. Segue la roll, bravissimo. Vediamo se Alka riuscirà a recuperare lo stock di svantaggio. Comunque queste percentuali direi che è abbastanza fattibile, ancora basta una pair fatto bene. Oh, anche una bad throw appunto, onesto. Sì, è tutto lì. Vediamo. Però comunque mi sembra che il ragazzo Sam abbia più presenza. È lui che prende sempre mi sembra il first blood, diciamo. Mi sembra un po' più attivo. Invece Alka sta subendo, trova delle aperture buone, giustamente le sfrutta. Ui! Se no era peggio. Io di Kong su zero, quindi benissimo. Lo conosco un pochino perché ci giochiamo qualche tempo fa. Beh sì, ci sta qui comunque. Ora io smash da un paio d'anni che non lo seguo, però perché non lo seguo. Grindo la vita vera, cazzo. E intanto ragazzo Sam trova la kill di F smash 1-0. Però infatti, come ti dicevo, ragazzo Sam comunque in generale è stato più attivo, più partecipe, più presente. Un 9 di comportamento glielo. 9 di comportamento. Quanto gli diamo in pagella? Però vabbè, ma comunque penso che anche in generale magari ragazzo Sam sia più pronto a darlo anziché prenderlo. Esatto. Non so, in teoria sì. Bravo, non dirlo. Ah, sì, gioca contro l'Inter.
Il demon, le voci intrusive. L'ultima volta ho perso fortissimo. Eric. Eh? Sì, dai, dobbiamo castare il match. Scusa. Allora, cominciamo questo secondo game. Sempre Town and City, vi ricordiamo che è best of 5, quindi. Però anche le pool. Sì, tutto best of 5. Il best. Il best of 5. Ma in generale da quando è ricominciato Ultimate Offline ho visto che si fa praticamente sempre tutto best of 5. Ma ricordavo che qua in Liguria facevano best of 3. Quando ho fatto io un torneo, vabbè, ormai un anno e mezzo. Ma perché adesso abbiamo cambiato gestione. La nuova venue molto. Nuova vecchia venue. Borgo Pila, che tra l'altro. Era la venue in cui facevamo i tornei tipo dal 2014 più o meno, sì. Esatto. E tra l'altro ci siamo ritrovati perché tutti i vecchi giocatori oggi ci sono, c'è Guido, c'è i Sarzanesi, ci siamo i Chiavaresi. Mamma mia. C'è Eric. Non conosco nessun Climax. C'è anche Samuele North e Beto from the Beto series. Vabbè, torniamo al match. Abbiamo percentuali abbastanza even in realtà. Back throw gaming. Tri-state special. Scusami. Si, fai roll al bordo. E vediamo come Alka si giostrerà questo vantaggio. Spero non perdendolo. No. Cosa fa? Quando ha schivato, ha fatto dentro le dodge, penso che abbia sempre il meter. Non lo sa neanche lui. Sta giocando molto bene Alka. Sta sì. Sulle piattaforme per la banana. Ha completato il download. Anche per il trade on tilt, che di sicuro non penso connetteranno molto. Se fai niente, però comunque è tirando il tech simulation. Scusate. Quindi lo saluto. E ora che mancano le piattaforme, magari. Extra. Nel dubbio, stage control. Alka ha capito che. Ha capito qualcosa. No, sta cucinando. Adesso guarda che farà. No, niente, non farà un cazzo. Return to Monk. Merda, Funky Frog. Se ci fosse Funky Sauce. Se ci fosse, ma no, io non l'avrei fatto manco avvicinare. Cioè, l'avrei fatto stare su. Non devi manco avvicinarsi a questo. È un grande. C'era Empoli. Tornando al match, Alka sta prendendo. Non sta dando proprio vetture a. Guarda, hai visto come si è spaziato bene? È clean. Ha pulito. Stavo overextendendo, sta facendo. Esatto. Anche ora, perché magari potrei dare un tempo. Sta. Scusate ragazzi, sono reduce da una nottata esplosiva. Quindi era il compleanno di mio zio. Abbiamo fatto. Il compleanno è oggi, quindi ci sta. Abbiamo fatto nottata a ballare, mangiare, bere. Sono stato bere. Sì. Certo che te l'ho detto io. Intanto Alka c'ha uno staff di vantaggio sempre. Mezzo stop però. Dai, comunque. Può farla valere. Sicuro molto meglio del primo game. Ha capito qual è il piano. E sta sticcando. Sta trustando il processo. È rimasto sull'asso. Però continua a trippare, sta continuando a fumblare sta bag. Vediamo
adesso anche ragazzi sempre non sta anche lui sulle sue. Secondo me ragazzi Sam non è tanto che sta sulle sue perché gli piace, ma perché sta cercando di capire cosa deve fare. Non è neanche sbagliato. No, infatti, prenditi il tuo tempo. Take your time, take your heart. Stai zitto. E intanto però ce l'ha al composto vizio di fare sempre l'explosive flame quando off stage. Trippa due volte. Sì, esatto, purtroppo ha capito. Potrebbe aver capito anche lui. Who knows? Comunque vorrei far notare per un secondo quanto sta drippando Tom Nook. Tom Nook. No, è andato via. No, si è un po' più rapido, come l'ha portato. Però vedi, fa sempre l'estero di flame, che a volte funziona, ci sta. No, sì, sì. Esatto. Non è manco facile da fare questa azione. Perché non fai inbox addosso a te, quindi chi si anche di magari un bail. Bravo. Sicuro le banane lo stanno aiutando molto, perché se fai caso Alka ci trippa spessissimo. Guarda che molla la banana. Non segue con niente. Potrebbe fare un bel backhair. No, non lo fa. Secondo me adesso Alka fischerà per una grab, perché ah, invece si è beccato la slant. Si è beccato la slant. Sì, purtroppo Ultimate è un gioco. Comunque ragazzi, ci teniamo a dirvi che se state scrivendo roba in chat noi non possiamo leggerla. Assolutamente niente. Noi non sappiamo niente, quindi insultate. Tech guy, tira fuori la chat. Da quando sei in tech guy? La risposta è da sempre. Sei nato, sei in tech guy. Ah, Gabri. Ruz mi ha detto che ha avviato una startup con... Ok, bene. Vabbè, torniamo al match, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo di sta roba business. E... Edo, cazzo, segui il game. Ma te cazzo! Prima la partenza è abbastanza even, però... Ma in generale tutti questi game sono molto even, molto... Siamo sempre arrivati alla fine, non c'è mai stata una vittoria... Sicuramente gli errori tecnici di Alka, che ha fatto già 2 SD in 2 game, lo hanno penalizzato molto. Quindi forse soprattutto anche il discorso game. Se riuscisse a risolvere questo problema, di certo avrebbe un vantaggio non indifferente che potrebbe incidere sulla situazione. E chissà, magari si era fatto portato davvero. Ragazzo Sam l'ho visto, ha giocato tutta la mattina in pratica. Alka era impegnato a grindare la vita vera, non ha fumblato. E anche a grindare poker. No, sì, è vero, Alka è veramente un grandissimo giocatore di VGC. È un botto forte, però. È andato anche ai campionati mondiali a Londra. Sì, lo so, Shout out alla community di poker. Non li conosco, però li rispetto. Vediamo. Ora vediamo. Non ti dico un po' come vari in queste situazioni. Se ti prende la prima stock è un po' paralizzante. È rispetto a molti altri altro... personaggi ti trovi il 50% di niente. Sì, esatto, più che altro devi sapere. Cioè devi partire prevenuto, nel senso che ti devi aspettare che lui, se ti becca una volta, ti fa un botto di danni. Esatto, ma non farti influenzare troppo da sta cosa, nel senso lo accetti e basta e vai avanti. Succede. E non magari invece panicare. Come ha fatto Alka, ha mettato un decay, la prima sfida possa fortissimo, almeno che su scudo poi shield abuser.
Vedi, sempre sta Explosive Flame. Vai Sam! Prova, intanto back air. Vediamo. Sta cercando di capire, sì. Perché saltando ovviamente non ti prendi la banana, però. Più che altro è un po' anche il game plan di Paluteno quello. Perché di mosse grounded non è che ci abbia granché roba. Magari left tilt per zonare un po', ma non so quanto sia. È super unsafe, questo odio unsafe sinceramente non lo so. Però è multi hit, quindi. No, non è multi hit. È abbastanza multi hit, fa per multi hit. Sì, ha 3 hit. Però è molto lento. Sarebbe. Sono quello che sono. Sono lineari, diciamo. Sì, quello è più un problema del giocatore. Adesso potrei trovare qualche cosa. Cancella sulla piattaforma. Perché cambia completamente la situazione. Secondo me Alka dovrebbe committare un po' di più. Esatto, cioè vedi che fa sempre tipo di flame, fa neutral B. Non si butta. Invece Ultimate, come sappiamo, Edgardare premia molto. Soprattutto personaggi con il cover abbastanza esplorato. Bravissimo. Bravissimo. Forse ci sta ascoltando. No, è possibile. Cioè, ci sta percependo. Magari è connesso allo stream. Porca puttana. Infatti gli arriva in ritardo. Un cervello. E... 44. Sì, sono tutti game molto close. Vediamo chi la spunterà stavolta. Ricordiamo che questa è l'ultima stock per Alka. Possibile l'ultima stock, ovviamente. Se vince andiamo avanti. Poi... dovrebbe, secondo me, Alka, cioè accettare che lo sta condizionando a rollare spesso, perché se ci fai caso sta rollando già da un sacco di ore, sacco. Infatti, cioè è abbastanza prevedibile. Sì, sta alla fine, sta sempre sulle due opzioni, se non è sbagliato, perché no, beh, metà te lo mangiano, esatto, è rischioso. Vediamo. Ui, Alka comunque ha un buon vantaggio, potrebbe chiuderla se trova una mossa giusta. Non c'è molto caso Alka, però è giusto così. Infatti mi sto addormentando. Domanda semi-related, ma voi quando dormite fate... oppure... Intanto sentiamo il tifo dal fondo, dalla curva sud. Anche se ci siamo. Perfetto. Andiamo al game 4, quindi 2-1 per ragazzo Sam. Comunque nel caso adesso abbiamo la chat a portata di mano, se ci sono un audio e simile fateci sapere. Non penso, non so se non ci ha detto. Gole, così che dovrebbe essere. Ragazzo Sam parte fortissimo. Tutto il tifo di Enes, bellissimo. Però è un tifo debole, cazzo, bisogna urlare. Let's go, let's go, let's go. Ragazzo Sam è caldo. È caldo e a 2 km di distanza. Ragazzo, oh, Sam, non sbaglio. God for 5 minutes straight.
Allora, non vogliamo essere di parte comunque perché anche Alfa, poverino, però... Io tipo ragazzo Sam, l'ho visto crescere, l'ho visto nascere, bellissimo, devo dire. Anche come è stato il tuo scrittore, tempi, lui è venuto da un cacciatore, che ti ha imparato a giocare, è stato una minaccia, è stato proprio bello vedere. La nuova minaccia. Intanto Alka sta trovando... Niente, scherzavo. Scherzavo. Matthew saluta Mixotti. Ciao Matthew, come va? Tutto bene? Ma non perdiamoci in chiacchiere, torniamo al game. E... Sì, sì, adesso... Se dovessi rappresentare lo stream of consciousness su Smash sarebbe questo. Sta letteralmente andando, lascialo andare. sono citazioni di un certo spessore qua. Oh, e intanto trova già. Ma un po' di tifo per Alka? No. No, niente tifo per Alka. Oh! Non dovrebbe ricevere. Dovrebbe morire lì. Esatto, sarebbe molto divertente. Monkey flip, col calcio, super disjointed. È tutto disjointed. Vedi sempre questo. Bravissimo. È qui che... Merda, davvero. Pizzotti è benvenuto. Ma comunque tornare al match, se anche riesci a trovare anche quelle istanze, quelle Edgeguard, potrebbe cambiare. È quello che premia. Adesso è troppo sul back, troppo. È troppo in the back. Oh! No, non trova. Ha fatto short hop, doveva fare il full hop. 50 opzioni tutte in una volta. Bellissimo personaggio, fantastico. Perché non lo usi? Perché io uso un'altra scimmia. Ah, allora ok. Vediamo. Alka. Deve prendere questi stop, per forza. Sarà perdo. Capita. Se anche prendessi questa stop, cioè si deve fare però questa serie, no, non so quando fuori, ora Alka dovrebbe ecco Monkey Flip Grab, ora si prende direttamente al bordo, dovrebbe uscire ora. Secondo me in questo momento Alka dovrebbe fare un up smash. Se mi sta ascoltando lo farà. Fa un po' ritardo perché sta ascoltando. No, Tilt killa, bravo.